incontriamo Padre Nilo nel monastero di Stilo, della comunità ortodossa russa di Stilo, e ricordiamo che nella vallata Stilaro già i cattolici hanno celebrato le funzioni di Natale e oggi c'è l'Epifania, però per gli ortodossi russi, la comunità ortodossa russa che c'è qui al monastero di Stilo, domani sarà il Natale, il 7 gennaio è il Natale. In questi giorni riceviamo tutti gli auguri. Sereno Natale, sereno anno nuovo. Che cosa succede nei monasteri della vallata dello Stilaro? San Giovanni Vecchio a Bivongi, con il calendario gregoriano, dove accorrono tanti fedeli ortodossi, romeni e di altre chiese ortodosse sempre, ha cominciato i 12 giorni, perché per noi questo periodo sono i 12 santi giorni, che iniziano il 25 dicembre con la nascita del Signore e si chiudono il 6 gennaio con la Teofania, con la festa più importante. Perché è più importante l'Epifania o Teofania dal punto di vista religioso cristiano del Natale? Perché nel Natale, come vediamo qui nell'icona, Cristo nasce dalla Vergine Maria, lo Spirito Santo lo fa nascere. Vedete che infatti San Giuseppe è il padre putativo, cioè non è il padre naturale di Cristo, perché il padre naturale di Cristo è Dio. E allora ecco che questa festa è di Cristo. Invece l'Epifania, la Teofania, cosa succede nella festa della Teofania? Nella tradizione antica della Chiesa, che è ancora mantenuta dalla Chiesa ortodossa, si rivela nel Giordano la Trinità. Mentre Gesù viene battezzato da San Giovanni Battista, ecco che lo Spirito Santo scende come colomba e Dio Padre dice: questo è mio figlio. Ecco perché nella tradizione antica della Chiesa la festa più importante cristiana è la Pasqua, che è la resurrezione di Cristo, inizio della nostra resurrezione. Dopo viene l'Epifania, seconda, perché c'è la Trinità, terza è la nascita di Gesù. E per questo, siccome sono 12 giorni, iniziano il 25 dicembre e finiscono il 6 gennaio. Di mezzo c'è la festa della circoncisione. Ricordiamo che la vallata dello Stilaro vanta una realtà invidiabile in tutta Italia, perché c'è la presenza di due comunità ortodosse, di due monasteri ortodossi. Gli unici monasteri ortodossi d'Italia sono qui a Stilo e a Bivongi. A Bivongi c'è la comunità nel monastero di San Giovanni Terestesi il Vecchio, mentre a Stilo la comunità ortodossa di San Giovanni Terestesi il Nuovo. Questo monastero, mentre quello quindi di Bivongi segue il calendario gregoriano, questo monastero per i fratelli slavi in genere, ma anche per tutti quelli ortodossi che vogliono venire, georgiani, altri, ma anche romeni, tutti, perché la Chiesa ortodossa è una, anche se è divisa amministrativamente, e c'ha quindi questi due calendari. Ecco che col calendario invece giuliano, quello di Giulio Cesare, il 25 dicembre corrisponde al 7 gennaio e il 6 gennaio al 19 gennaio. In realtà cosa avviene in questa vallata unica in Italia? Che dal 25 dicembre al 19 gennaio per due volte si rifanno, i 12 giorni diventano 24. Quindi che cosa festeggia la Chiesa ortodossa? I santi progenitori di Gesù, tutta la discendenza, tutti, perché abbiamo detto che è figlio di Dio, ma dalla parte della madre è figlio dell'uomo pure. E quindi abbiamo
l'icona che abbiamo messa qui in chiesa e che i fedeli venerano, ci dice che cosa? Che la nascita del Signore è l'evento che cambia la vita degli uomini. Gesù è non solo nasce, ma a metà di questi giorni c'è la festa del 1° gennaio. 1° gennaio, adesso ormai la gente, il mondo è diventato praticamente sempre meno cristiano, quindi tutti si danno gli auguri del buon anno, ma la festa antica qual è? È la circoncisione di Gesù. Gesù si fa circoncidere come ebreo, ma poi ecco che tutti noi cristiani non riceviamo la circoncisione, ma il battesimo. Diciamo a tutti, ortodossi, cattolici, protestanti, musulmani, atei, buon Natale, sereno anno.